Questo problema è tratto da un compito in classe, Audacity. Il mitico prof Piana ha veramente suonato una nota con la chitarra e registrato con Audacity il suono e lo spettro sonoro. Analizza le figure, spiega i grafici, cosa significano gli assi, periodo, frequenza, armoniche, timbro, analisi di Fourier, eccetera. Evidenzia le informazioni sulle figure. Qui sotto c'è tutto lo svolgimento. La prima cosa è distinguere i due grafici. Questo è il profilo sonoro, questo è lo spettro sonoro, lo spettro armonico. Il profilo sonoro riporta le sovra e le sottopressioni, sovra e sottopressioni, al variare del tempo in un punto preciso dello spazio, quindi è il profilo locale. Il punto preciso dello spazio è quello dove si trova il microfono, che appunto registra le sovra e le sottopressioni. Vediamo che questo segnale sonoro è periodico e quindi corrisponde a una nota, diciamo così, una frequenza ben precisa. Se non fosse periodico sarebbe un rumore. Per calcolare la frequenza individuiamo quanto dura un periodo e poi facciamo l'inverso. Meglio se misuriamo più periodi, la misura viene più precisa. Quindi riconosciamo 1, 2 e 3 che coprono un intervallo di tempo che va da circa 0,177 secondi e l'istante finale è 0,237 secondi. Quindi questo intervallo di tempo corrisponde a circa 60 millisecondi e contiene tre periodi, perciò ogni periodo è circa 20 millisecondi. Il reciproco del periodo è la frequenza, che quindi risulta 50 Hz. Questo vuol dire che la corda di chitarra vibra 50 volte al secondo. Il secondo grafico è lo spettro armonico, analisi della frequenza. Riporta il peso, cioè l'intensità con cui ogni frequenza armonica contribuisce a generare il suono emesso. Queste sono le armoniche, le frequenze armoniche, e queste sono le loro intensità in decibel. Infatti ciascun suono periodico, cioè ciascuna nota, per quanto complesso sia il timbro sarebbe l'andamento delle sovre e sottopressioni, cioè il profilo sonoro, può essere riprodotta suonando contemporaneamente tanti diapason immaginari, che appunto sono rappresentati da queste armoniche superiori, diapason immaginari con frequenze e intensità e anche sfasamenti opportuni. Le frequenze opportune sono la fondamentale, la prima armonica, 100 Hz, la seconda, la terza, la quarta, tutte questi picchi. E le loro intensità opportune sono appunto i decibel, quanti decibel è ciascuna di queste armoniche. È come se ogni armonica fosse un diapason che viene colpito più o meno forte, per esempio viene colpito abbastanza piano il primo diapason, più forte il secondo, più forte di tutti, forte anche il terzo, anche se meno, il quarto, il quinto e così via. Lo sviluppo in serie di Fourier permette di calcolare le giuste frequenze, intensità e sfasamenti di ciascun diapason. In particolare le frequenze sono multiple intere, 2F, 3F, 4F, della frequenza fondamentale che qui è di 50 Hz. Infatti vediamo che la frequenza fondamentale è 50 Hz, come avevamo dedotto dalla misura del periodo. Poi abbiamo 100 Hz, la seconda armonica, 150 Hz, 200 Hz, la quarta armonica, 250 e così via, tutte multiple della fondamentale. Il cursore è posizionato sulla prima armonica. Audacity indica cursore 50 Hz e picco 50 Hz, armonica fondamentale o prima armonica. Nel grafico dello spettro si riconoscono i picchi e tutte le altre frequenze che sono in numero infinito. Riconosciamo così tutte le frequenze multiple, quello che abbiamo detto poco fa. Questo è il cursore che appunto è stato piazzato sulla prima armonica e infatti Audacity segna cursore 50 Hz, picco 50 Hz. Dal grafico vediamo che le intensità in decibel di tutte queste armoniche diminuiscono al crescere del numero armonico, come giusto, altrimenti il suono complessivo avrebbe un volume infinito. Vediamo infatti che l'intensità sonora va diminuendo al crescere dell'armonica. È giusto perché questo timbro della corda di chitarra si ottiene suonando tutti insieme questi diapason contemporaneamente. Se non diminuisse la loro intensità dei vari diapason, suonandoli tutti insieme verrebbe fuori un volume sonoro, cioè un'intensità complessiva infinita, che fisicamente è impossibile. Inoltre l'armonica fondamentale non è detto che sia sempre la più intensa di tutte, infatti in questo caso la più intensa è la seconda armonica, come abbiamo visto. La seconda armonica è la più intensa di tutte qua. A volte è la prima armonica, altre volte la terza, la quarta e così via.
E qui si ripete il concetto, ogni armonica rappresenta la nota emessa da un diapason ideale e teoricamente il timbro di quella corda di chitarra, cioè questo profilo sonoro, il timbro della chitarra può essere riprodotto sovrapponendo le note di tutti questi infiniti diapason, cioè suonandoli tutti insieme, questi infiniti diapason di frequenze multiple di 50 Hz, calibrando opportunamente il loro sfasamento e l'intensità. In pratica quanto forte vengono colpiti ciascuno di questi diapason secondo i valori riportati nello spettro di Fourier. Quindi il secondo diapason va colpito più forte, il terzo pure abbastanza forte e così via.